Bene amici di Alessandro Quark, guardate quanti prodotti che ho sul mio tavolo oggi, powerliner, jack extender, c'è di tutto e di più, addirittura anche un modem router. Questo video per spiegarvi la differenza tra range extender e powerline, quando usare uno, quando usare l'altro e dei rapidi consigli su come diciamo, capire se sulla vostra rete wifi, sulla vostra rete Ethernet, i powerline stanno funzionando in maniera corretta oppure il range extender sta funzionando in maniera corretta. Non perdetevi questo video, vi lascio alla sigla. Benvenuti in questo nuovo video. Vedete che ho messo un tavolino, ho una montagna di prodotti perché oggi vi voglio spiegare la differenza come e quando utilizzarli, range extender e powerline, sia con il wifi che senza wifi. Allora, prima di tutto partiamo con il range extender, vediamo cosa è e cosa e come funziona. Allora, questo prodotto è l'RE355 di TP-Link, a breve farò una recensione sul canale, vedete? Ok, dietro c'è un piccolo schemettino che vi dice come potete utilizzarlo, ma adesso ve lo spiego io. Allora, il range extender praticamente funziona così: riceve la rete del vostro modem router, riceve la rete wifi del vostro modem router e sostanzialmente l'amplifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui riceve la rete, ne crea un'altra più potente affinché possa arrivare la rete dove avete necessità di avere appunto la connessione wifi. Quindi cos'è? Praticamente è un prodotto che va posizionato al limite della copertura wireless del vostro modem router. Se la vostra copertura wireless arriva fino, per esempio, a questo tavolo, non mettetelo esattamente qui, mettetelo un po' indietro in modo tale che la copertura è sicuramente ottimale e performante affinché questa rete estesa possa appunto essere più veloce e quindi più stabile. Quindi lui cosa fa? Crea un'altra rete wifi. I range extender in commercio, se configurati con il tasto di VPS, ma in realtà anche senza il tasto di VPS, entrando nella configurazione, possono avere due tipi di configurazione in generale. La prima è che sostanzialmente lui copia il nome della rete wifi e la password. La seconda è che crea un nome differente di rete wifi con la stessa password, oppure no, con la stessa password per forza. Perché questo? Nella prima situazione, quando copia sia la rete wifi il nome che la password, voi con il vostro smartphone, tablet, PC vedrete un'unica grande rete. In realtà poi sotto ci sono due reti wifi. Ok? Nel secondo caso invece vedrete proprio due reti distinte, questo perché possiate capire se siete collegati direttamente al modem router oppure state passando dal range extender. Questa è soluzione che io consiglio sempre in fase di configurazione, perché almeno alla domanda a cosa sono connesso posso rispondere se sono connesso al range extender oppure al wifi. Un'altra motivazione per avere due reti distinte è che in questo modo potete sicuramente evitare un problema che purtroppo è molto comune sui range extender, ovvero io sono al piano 1, al piano 2 ho il range extender e voglio andare al piano 3. Il telefono molto spesso rimane collegato con un'attacca al modem router al piano 1 e questo purtroppo è un problema. Perché poi cosa succede? Voi vedrete comunque un'unica grande rete, quindi non avete la possibilità se scegliere di andare su una o sull'altra. Ma andiamo, non dilunghiamoci troppo, andiamo a parlare del powerline. Il powerline possono e ce ne sono diversissimi modelli. Si parte da powerline come questi, che per esempio non hanno il wifi a bordo, oppure come questo TLPA 8630 Kit che vedete qui, con una velocità di AV1200 che da una parte non ha il wifi e dall'altra ha già il wifi a bordo. Allora, la differenza sostanziale
prima parliamo un attimo di cosa sono i powerline e come funzionano. I powerline sostanzialmente tramite onde convogliate riescono a sostituire il cavo Ethernet sul vostro impianto elettrico. Quindi, prima di tutto, come si configurano? In linea generale, tutti i powerline si configurano in questo modo. Uno va vicino al modem router, lo collegate alla corrente, tramite un cavetto Ethernet lo collegate al modem router, access point switch, e dall'altra parte, tipo in mansarda, lo potrete collegare sempre alla corrente, anzi dovete collegarlo alla corrente, e poi successivamente potrete collegarlo per esempio al MySky, a un computer o anche a un access point che vi rimanda il segnale in wifi. Ma voi direte, ma ci sono già i powerline con il wifi? Beh, ma se io ho già due powerline senza il wifi, è vero, posso collegarci un solo dispositivo, ma se voglio poterne collegare di più in wifi, posso collegarci un access point e quindi avere la possibilità di collegare potenzialmente n dispositivi. I powerline tra di loro sono tutti compatibili, quindi ammettiamo che io abbia già due powerline come questi, AB200, uno collegato al modem router e uno in mansarda. Se ne voglio collegare un terzo in cantina di un diverso modello, lo posso tranquillamente collegare. Non ho necessità di collegare due dispositivi powerline al modem router, ne basta comunque sempre uno. È chiaro che avere due AV200 e poi avere un terzo powerline AV1200 implica che la rete si adatti alla velocità più bassa, ovvero quella della AV200. Allora, quando utilizzare un powerline e quando utilizzare un range extender? Allora, sicuramente in linea di massima l'idea generale è questa. Il powerline è sicuramente una soluzione più stabile. Per quale motivo? Perché il range extender, il wifi, lo sapete, ci sono molti problemi legati a protocolli differenti, piuttosto che un dispositivo che non riesce a collegarsi su un canale piuttosto che un altro, oppure come vi dicevo prima, il problema della rete comune, della grande rete, anche se in realtà sono due sotto, eccetera. Mentre invece il powerline è sicuramente un dispositivo che funziona meglio. Ormai i powerline sono arrivati a una tecnologia di AV1200, come per esempio questo kit di TP-Link, che lo vedete, anche questo a breve farò la recensione. AV1200 significa 1200 megabit, perché i powerline hanno questo indice di qualità. Quindi AV200, 200 megabit sono quelli più vecchi, poi c'erano gli AV500 come il TLWPA 4220 kit che vi ho recensito diverso tempo fa, poi sono nati gli AV600, poi fino ad arrivare agli AV1200. AV1200 megabit, velocità non in full duplex, quindi va divisa in due, 600, e quindi diciamo che una connessione gigabit Ethernet dovremmo riuscire a sfruttarla quasi al massimo. Perché questo dovremmo? Perché i powerline purtroppo anche loro hanno un problema. Quale? Il problema è il seguente, che 1200 megabit è la velocità teorica che un powerline può raggiungere su un impianto elettrico, e non è detto che sul vostro impianto elettrico possiate utilizzarvi dei powerline, perché per esempio potrebbero non allinearsi oppure allinearsi a velocità più basse. Su quest'ultima cosa che vi sto dicendo voglio spendere due parole in più. Su tutti i powerline di TP-Link, ma come possono anche essere gli AVM di Freexbox e quant'altro, ci sono, sia su TP-Link che sul sito AVM, ci sono due utility che sono molto interessanti e sono estremamente necessarie per capire cosa. Per capire i powerline a quanti megabit allineano tra loro. Ora vi porto un esempio di quello che ho potuto constatare io. A casa mia, per esempio, ho una linea Vodafone Fibra 300. I 300 megabit sono reali. Quindi, se i powerline AV200, se avessi acquistato due powerline AV200, la mia linea non l'avrei potuta sfruttare al massimo, ok? Quindi io che ho una linea in fibra 300 non solo devo avere un modem router con le porte gigabit, ma devo anche acquistare dei powerline che siano più performanti,
perché se io ho già provato, collegassi questi due a V200 farei lo speed test a quanto? Al valore di allineamento dei powerline, perché la mia linea è più veloce di quella dei powerline e quindi questo implica che ci possano essere degli speed test lenti e quant'altro. Con le nuove fibre, con le nuove linee in fibra, questo purtroppo è una cosa abbastanza comune e di conseguenza io vi consiglio, se avete una linea in fibra, puntare a powerline come AV500 o AV600, mentre invece se avete una linea tradizionale con ADSL 7 mega, 10 mega o 20 mega, reali o non reali che siano, prendete anche degli AV powerline 200 e quant'altro. Quindi questo è un consiglio generale, una struttura generale che vi spiega le differenze tra un prodotto e un altro. Io per questo video ho finito, non credo di dirvi più nulla. Se ci sono domande, sempre in descrizione commentate senza problemi e se vi è piaciuto il video ditemelo, così ne farò altri e al prossimo video. Ciao dal SoundTech World!